Buongiorno, sono al parco con Lilli. Stamattina fa proprio caldo. Ah, quanto è bella la nostra Ciupi, quanto è piccola. Niente, questo è il parco che venivamo l'altro giorno. Lucia non c'è. È andata a fare il corso. Troviamo la nostra bustina. Di qua, Lilli, che fai? Cammini sul... Ah, non c'è nessuno, quel che vedo. Sì, non c'è nessuno. Ah, pace e tranquillità. No, Lilli? La mia Ciupi è totalmente libera. Ciupi! Lilli? Tieniti! Lilli! Lilli! Non sentivi? Completamente libera. Vabbè che recintato, eh! Il legnetto sta usando, vi? Allora ragazzi, siamo qui al taglio di capelli. Siamo pronti? Allora, hai capito come le voglio? Però uso un pettine, no? Wow! Allora, praticamente il laterale lo devi fare bello corticcioso. Poi li toglia? Sì. Ma non devi girarti! Che dire, allora, praticamente dopo aver portato Lilli a casa si sarà stancata, boh. Sta fiacca fiacca, anche se poi quando va nel balcone sente i suoi amici. Vede gli altri cani. I suoi amici cani, diciamo. Abbassati un po'. E niente. Faccio anche un parrucchiere per uomo, ragazzi, se vuoi. Parrucchiere uomo. Da uomo. Cioè, non mi manca proprio niente. Abbassa. Lo sapete che sabato siamo di comunione, quindi si sta preparando. Mi sta preparando al cappello in. Il classico risvoltino. No, bugia. No, c'è il risvoltino. Ma vedi che non è corto proprio, eh? Vabbè, Simone inizia a spucciare. Vabbè, già stai tagliando. Guarda quando le sta tagliando. Sì, perché non ho lunga, mo. Quando è che gli ho fatti i capelli? Ehi, che cosa hai? No, è passato. Che stai dicendo? Sento tu. L'hai buttata la ricevuta? Sì, non è che... Come si fa, gli ho fatti i capelli? Hai detto niente, 2 mesi. Ma 2 mesi sono cresciuti parecchio, eh. Il vasettone, ciao, guardate. Fino a qua. Andiamo. Salve, sono un extraterrestre. Veniamo in pace. Dai. Praticamente lo voglio così, vedi? Sì, così. Così, andrò così allora. Sì, come no? Con la camicia aperta fino a qua, prova a sparare un bit. Tutto a posto, tutto a posto. Meda. Sta bene così? Che stai facendo? Il sopra lo dobbiamo fare perché è troppo lungo. Praticamente poi lo devi fare. Però devi bagnare un po' i capelli, eh. Maybe devi tagliare i capelli. E bagnali, dai. O li riesci a fare asciutti così? Sì, giusto per spuntarli un po', solo che mi sa che... Così, eh? Cioè, praticamente prendi... Cos'è? Aspetta, no, con la mano, così. No, vedi, con il pettine. Così. Che mano! Così. E come ti regoli a quanto dissi là da sopra? Sono comunque corti. Ok? Giusto per spuntarli sopra, Non è che devi fare un taglio preciso. Babbo, no, speriamo. Alla Tremon!
Aspetta, aspetta, vai. Dai, almeno non devi alzare. Porca tu, mi capelli qua per un capello. Niente, vedi come sto con i capelli? Vedi che bel taglio che ti ho fatto, amore mio. E se tu dici che io sono io che si è inceppata con la gamba. Poi vedi che io so anche tagliare, fare il parrucchiere. Dai, mo. C'è uno squack. Dove sta lo squat? Adesso mi è andata, la vedete lavorare? Non qua. È vero, no, perché vedi, siamo uno squat e si devono lavare, però vedi che lavate quanto sono belle. Sai una cosa per dire? Preci, ma che sta fatto parecchio. Lo so. Babbo, dai, mo stiamo venendo qua l'emozione coatta. No, mo incomincia da un bel po', che non c'è niente in televisione. E mo arriva l'estate. Arriva l'estate e inizieremo a vedere i film su internet. Oggi mi sono visto il secondo episodio di Gomorra. Vedi se riusciamo a vedere qualche cosa, perché se non c'è niente tipo. Credo di saperlo, ma tu dimmi, te lo trovo. Vai, un bel film comico. Vai. Era comico questo, vero? Ciao mamma, sono io. E raga, Proprio all'arena di Verona, il programma di Carlo Conti, con la sedia per chiudi di legno sono usciti. Cioè, sì, ma vogliono fare i birboncelli, vogliono fare gli spiritosi. Sì, infatti alla fine. La sedia per chiudi, no? Come una cosa che noi con tutta questa ricchezza che abbiamo, abbiamo anche le sedia per chiudi, sti buffoni. Li vorrei vedere veramente in una guerra questi. Con lo stipendio che non abbiamo, come il nostro, che non abbiamo. No, io li vorrei vedere in guerra questi qua. Cosa farebbero? Eh? Cosa farebbero in guerra? Ce la fa. E siamo qua. Sì? Praticamente stiamo vedendo il film Il principe abusivo di Siani. Aspetta. Ah, lì le pizzette, mangia, dopo si fa freddo. Io due panini. Tu hai mangiato già? Va bene. Beh ragazzi, noi mangiamo. C'è però meno nemmeno. Io ho aggiunto views. Quante porcelline. E per dare un po' di brio. Io darei un po' di suinità. Ma sì. Farlo quando è spenta, no, eh? No. Lo fai sempre quando stanno guardando. E purtroppo quando io inizio a vedere che sei spalmosa. Spalmosa. Sei unta. Pulisco. A dopo, bene, ragazzi. Buon appetito. Che cosa? Oggi è giorno 4 per noi. Quindi voi lo vedrete domani, che è giorno 5. E dobbiamo fare una cosa. Che cosa? Fare gli auguri di buon compleanno al nostro amico Danielino. Auguri Danieli. Tanti auguri, amico caro. Quanti? Non si dicono. Come si può? Troppi pochi anni. C'è della serie come... Hai salvato troppi pochi cuccioli. Troppi pochi cuccioli, uguale. E devo fare anche un saluto a chi? Ad Alessandro. Alessandro Riccioli. Ciao Alessandro. Salute. Grazie che ci segui sempre. Un bacio anche a te, Ale. Beh, buon appetito ragazzi. E ancora auguri a Danielino. Uè ragazzi, siamo nel nostro lettone come ogni sera. Siamo nel nostro lettone. Che dire, questa giornata è passata abbastanza in fretta. Che è stato? Niente. Abbiamo perso un iscritto, ragazzi. Abbiamo perso un iscritto. E questo ci fa talmente male. Colpa di chi è? Boh. Comunque, domani è già giovedì o venerdì? Venerdì. Domani è già venerdì, ragazzi. Ci stiamo preparando per un grandissimo weekend. Un weekend all'insieme del divertimento, dell'adrenalina, della pura follia. Ma che si dice? Ma stai zitto. Ma che dici? Beh, come sto con i capelli? Sei un amore. Sei un amore, amore mio. Allora, ho letto il commento di Ettore, che ha detto ti sta facendo crescere la barba. Ettore.
Me la sto facendo crescere la barba perché è sabato, siamo invitati. Siamo invitati. E me la farò sabato. Sì. Così. Ti capì? Bello bello. Bello, io sarò bello, tutto bello. Bello. Però sono indeciso se mettermi i jeans con i risvoltini e i mocassini. No. Oppure mi metto tipo anni 80 con i polacchini. Ma quanto sei... Tu dici vado con i risvoltini? Vai col liscio proprio. Vado col liscio o vado con i polacchini? Vai col liscio, vai, vai. Vado con i polacchini, ok. Color ghiaccio. Ah. Giusto? Aspetta, che sto vedendo una cosa. Che forse ho vinto il... Forse. No. Sì! Ho vinto dopo tanto tempo questo livello. Sicura basta l'ascella, eh. Oh, bello. Dai, ragazzi, una cosa che non pensavo che facesse. Questa? No. E quale? Alza l'ascella. Festa! Facciamo festa! So bene siete filato! No, praticamente. No. Festa dell'ascella. L'ho fatti perché erano troppo lunghe, veramente. Iniziavano a sgocciolare e dopo qualche ora grondavano di sudore. Come se ci fosse un piccolo Carlo Cracco che faceva il soffritto di cipolla. Oh. Vabbè ragazzi, il video di oggi termina qui. Iscrivetevi, commentate, condividete, mettete un mi piace. Per favore, recuperiamo quell'iscritto perso. Sarà volato via. Riportiamolo a casa. Via. Buonanotte a tutti amici, ciao ciao, ciao.